richiesto presso il prefetto un incontro urgente al fine di verificare con l'ANAS e con tutti gli enti responsabili sul territorio, i comuni limitrofi, a che punto si trova la situazione dell'ampliamento della strada statale 100, dal tratto tra Gioia del Colle e San Basilio. Grazie al nostro impegno e al sostegno e al supporto della Regione abbiamo finalmente ottenuto gli 84 milioni di euro che servivano per i lavori. Questi soldi sono arrivati, sono stati stanziati, è stato individuato il progettista di intervento, ma l'ANAS ancora non riesce a darci delle date, non riesce a darci degli appuntamenti precisi. L'appaltabilità è prevista per il 2021, ma nessuno può ancora aspettare date incerte. Abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno che quel tratto di strada venga messo tutto in sicurezza, che anche questo tratto di strada, quello della Galleria Mauro, il tratto successivo a Moccola, verso Massata, verso Palagiano, venga ammodernato e ampliato a quattro corsie, diventi sicuro in toto. Non ci sono soluzioni alternative all'ampliamento di questa strada. Parliamo di 15.000 veicoli al giorno che la attraversano, costantemente. Non ci sono soluzioni alternative. La Regione dovrà capirlo, l'ANAS dovrà capirlo.